l'obiettivo è proprio quello di portare il Buon Governo Lega, un progetto di città fatta di concretezza, progetti concreti, non annunci, non sogni, ma cose che possono dare alla città quello che manca. Quindi concretezza, buon governo che c'è in quasi 4.000 comuni di tutta Italia, dal nord al sud, anche in Abruzzo, tanti comuni governati dalla Lega, come ad esempio Silvi. Vogliamo portare quel progetto, che è un progetto fatto di uomini e donne che si mettono a disposizione della città, perché Teramo ha bisogno di un cambio di passo. Vorremmo una Teramo forte, forte per farla tornare centrale anche all'interno della regione Abruzzo e di tutto il centro-sud. Oggi Teramo è un po' fuori da tutti i giri importanti. Quando parliamo di giri importanti parliamo dei progetti, progettualità, infrastrutture, viabilità, ma anche risorse, imprese che non vengono più a Teramo a investire. Quindi insieme a Carlo Antonetti possiamo finalmente far ripartire Teramo e dare quella speranza a tutti quei cittadini teramani che vogliono una loro città protagonista. In campagna elettorale quali saranno i punti di forza della Lega? Ma per quanto riguarda assolutamente centralità delle frazioni, perché non può essere che chi vive nelle frazioni non ha servizi o magari non ha la videosorveglianza. Abbiamo vissuto tutti mesi e mesi di tantissimi furti nelle frazioni. E poi c'è anche il tema buche, semplicemente. Quindi riportare al centro le frazioni e poi il rilancio del centro storico. Valorizzare il ruolo dei commercianti, delle botteghe storiche. Ci sono botteghe a Teramo che hanno decine e decine di anni e vogliamo che vengano valorizzate. E poi il turismo. Teramo ha una storia millenaria e quindi questa storia deve assolutamente essere un punto di forza, valorizzata e farla inserire all'interno di tutta una serie di circuiti nazionali e internazionali sul turismo.